benvenuti a questo ennesimo appuntamento con Sprint to You, lo spazio di Sport to You Media dedicato alla grande atletica e ai suoi grandi protagonisti. E questa sera una specialista del mezzofondo, una delle numerose specialiste del mezzofondo in cui c'è molto affollamento in questo momento in Italia, con grande piacere, e benvenuta a Elena Bellò. Ciao Elena! Ciao, grazie per l'invito. Grazie a te per aver accettato. Stavo facendo l'introduzione dicendo che c'è un grande affollamento in questo momento, cioè un grande fermento più che affollamento, scusate, ho sbagliato il termine, in quanto insomma sia sugli 800 e ancor più sui 1500, insomma, cioè veramente tra un po' bisognerà fare veramente i trial, anzi si fanno già i trial, perché in realtà il minimo per le grandi partecipazioni lo fate in tanti. Forse meno sugli 800, direi, diciamo che c'è un pochino meno di affollamento. Sui 1500 veramente ci sono ormai 6-7 atlete veramente di altissimo livello, addirittura con la Battocletti che ha deciso quest'anno di puntare quasi più sui 1500, quindi insomma una bella sfida per tutte. Senti, tu invece fai anche 1500, però insomma direi che ormai sei abbastanza focalizzata sugli 800 o sto sbagliando? Esatto. Allora, sicuramente è un periodo molto buono per il mezzofondo italiano e credo che comunque fra noi atleti ci stimoliamo molto, perché adesso abbiamo alzato l'asticella e è necessario appunto continuare a migliorarsi anche solo per partecipare a un evento internazionale per indossare la maglia azzurra. Quindi mi aspetto quest'anno ancora un notevole salto di qualità da parte di tutte. La sfida stimola tanto, soprattutto se è in Italia. E, io sì, comunque quest'anno sarò focalizzata sugli 800, non credo ci sarà tempo per fare neanche un 1500, no? Non è in programma comunque. Infatti, no, perché io ricordavo, avevo già intervistato Elena 3 anni fa, prima delle Olimpiadi di Tokyo, tra altre cose, sono andato a rivedermi l'intervista, posso dire con orgoglio che insomma era stata di buon auspicio, per non usare quell'altra parola che non si usa mai, però insomma mi ricordo che era il giugno del 2021, ancora non eri neanche certo di partecipare a Tokyo, speravi di andare sotto i 2 minuti, che poi quell'anno in realtà non ci sei andata, però insomma sei andata a Tokyo, sei arrivata in semifinale, poi insomma, giusto per ricordare brevemente i tuoi ultimi 2 anni, sono stati di grandissima soddisfazione, certo, anche il 2021, però il 2022 c'è stato questo grandissimo risultato. Tra altre cose è stata la prima volta, se non ricordo male, la prima volta che sei andata sotto i 2 minuti, è stato proprio al Golden Gala con un 58-97 fatto tu personale, giusto? È stata la prima volta, no? Esatto, sì, era la prima volta. Ok, hai fatto questo 1.58.97 che curiosamente poi hai rifatto addirittura stesso tempo a Korzov, sempre lo stesso anno, poi lo stesso anno hai fatto un altro ottimo 1.59, mi sembra 45 a Turku, sempre quindi 76, 80 o 70, sì, comunque ricordo, sono bene. Quindi grandi cose, e quindi sempre nel 2022 ottima semifinale raggiunta ai mondiali di Eugene. Poi gli europei di Monaco, forse ti aspettavi qualcosa di più, tipo la finale, insomma, comunque, cioè non è che si può sempre andare al massimo per tutto l'anno. E poi il 2023 è stato un anno un po' particolare. Sto facendo un attimino di retrospettiva, giusto perché così, cioè, tu magari ci puoi anche spiegare. Il 2023 forse è stato un anno in cui, che è finito benissimo, lo diciamo subito, cioè, diciamo subito le cose positive, nel senso è finito benissimo perché hai fatto il tuo, diciamo, terzo tempo in carriera a Bellinzona a settembre, no? Però forse hai raggiunto l'apice della forma un po' troppo tardi, no? Cosa è successo l'anno scorso? Cioè, nel senso, hai avuto qualche problema fisico, qualche piccolo intoppo? Allora, oppure, insomma, un anno di assestamento, insomma, per carità, ad altissimi livelli. Cioè, Allora, innanzitutto, parlando del 2022, i 2.158 che ho fatto non sono comparabili, perché durante i mondiali di Eugene già partivo con un problemino ai femorali che si è acuito molto durante il viaggio. Infatti Eugene è il mio grande rammarico, perché la condizione fisica che avevo Eugene non l'avevo nemmeno al Golden Gala.
Infatti l'ultimo, sono lì, la semifinale è stata proprio disastrosa per me, che sentivo appunto questo dolore ai femorali durante la gara che non mi permetteva di spingere. E infatti sono rimasta stupita di aver rifatto l'1.58 due settimane dopo Eugene. Due settimane dopo, sì, è vero. Infatti io quando sono tornata da Eugene facevo fatica a correre, correvo storta perché avevo questi problemi ai femorali, ed è stato diciamo l'ultima cartuccia di qualità che sono riuscita a tirare fuori quell'anno. Infatti l'europeo ormai, causa anche del problema fisico, causa sicuramente anche di una condizione che era già alta a fine maggio, inizio giugno, che comunque era altissima a luglio, ma non l'ho dimostrato, e non è rimasta per gli europei. È stato difficile da diciamo accettare per me, però comunque a posteriori, rivedendo quella stagione, vedo solo crescita e miglioramento. Il 2023 è stata una stagione invece davvero difficile da affrontare. Abbiamo fatto qualche cambiamento, lavorato un po' di più sull'aspetto aerobico, più sulla quantità, e diciamo che già dalla primavera non avevo delle sensazioni belle che ricordavo di avere l'anno precedente. E un po' questo, il fatto di comunque fare anche buoni tempi in allenamento, ma non sentire mai quella facilità, metterci di più a recuperare gli allenamenti, non iniziare col piede giusto alle prime gare, ha fatto sì che in una condizione fisica non eccellente anche l'aspetto, diciamo, mentale di serenità venisse comunque meno. Ho sperimentato una prima altura a St. Moritz che al ritorno non mi ha dato, diciamo, dei riscontri positivi. Diciamo che ho avuto un problema, cioè non l'abbiamo ancora capito, ma anche nel senso ho preso peso, non avevo belle sensazioni, uno sbalzo forse ormonale, e infatti non ho più intenzione di sperimentare ancora raduni ad alture elevate. Mezze alture sì, sopra dai 1.008 in su non mi conviene. Diciamo che sono soddisfatta di essere riuscita a comunque correre 1.59.15 l'anno scorso a fine stagione, perché non me lo aspettavo più, visto come stava andando quella stagione che ormai era finita, e infatti sono orgogliosa di essere sempre rimasta concentrata e determinata nonostante tantissimi intoppi e tantissimi eventi negativi che si susseguivano, e nulla, sicuramente non aver mollato alla fine mi ha dato la giusta ricompensa per quest'anno. Insomma, lo vedo, il risultato dell'anno scorso fatto a Bellinzona è stato qualcosa come porre le basi a questo 2024. Certo. Poi non era una gara pulita, poteva addirittura venire un tempo migliore, però andava bene così per come si era impostata quella stagione. Certo. Ti ho lasciato parlare senza interromperti minimamente, perché è veramente molto bello sentire un atleta, devo dire che, cioè, non sei l'unica, però c'è veramente talmente tanta voglia di far meglio, no? Che, cioè, parliamoci chiaro, non è che la tua stagione scorsa, cioè una tua stagione scorsa presa sulla media di un atleta italiano anche soltanto 6-7 anni fa, sarebbe stata una stagione straordinaria. Invece tu addirittura la ritieni una stagione, insomma, cioè, ho capito bene, poi magari ci ritorniamo un attimino. Comunque, tornando, volevo soltanto rispecificare meglio, no? Il 2022, in effetti, io non l'ho specificato perché ho fatto un po' di confusione, no? Sui 2.1.58.97, perché effettivamente Korzov io ricordavo, perché non mi ricordavo bene, perché i mondiali sono stati a luglio, a fine luglio, giustamente. Esatto. Quindi tu hai. No, certo. 2 settimane, è stata la settimana prima degli europei, penso chiaro, fosse la chiaro. Prima di agosto, Korzov, sì. E forse 10 giorni, perché credo sia stato intorno al 6, gli europei sono stati intorno al 18, 19, 20. Esatto. Quindi effettivamente il Golden Gala e Korzov, hai fatto bene a precisarlo, sono state due gare completamente diverse, con in mezzo
l'esperienza mondiale che, perdonami, è andata benissimo se vogliamo, perché una semifinale mondiale comunque era la tua prima esperienza a un campionato del mondo, è vero che invece ha fatto le Olimpiadi, però insomma era comunque una prima esperienza di un campionato del mondo dall'altra parte del mondo, no? Va bene, anche Tokyo, però insomma dalla parte opposta, quindi lo so che tu per come ti sentivi puntavi alla finale, però insomma chapeau, come si suol dire in queste occasioni, hai avuto un sacco di problemi fisici, sei riuscita ad avere comunque una reazione straordinaria rifacendo il tempo del Golden Gala, quindi direi che poi vabbè, chiaramente sarai anche crollata un po' di testa, no? Cioè nel senso che tra virgolette agli europei non, anche lì forse certamente ti aspettavi la finale, ma forse sapevi già che non l'avresti ottenuta, giusto? E era difficile, viste le premesse al ritorno da Eugene. Sono tornata da Eugene che correvo i 200 in 34 e non riuscivo a spingere di più. Poi diciamo che grazie all'aiuto del mio attuale osteopata Matteo Fumagalli abbiamo lavorato e mi ricordo che per quella gara a Korzov diciamo che non sapevo che cosa aspettarmi. Ho detto io mi attacco, poi potrei saltare se avrò fastidio, dovrò fermarmi, se no vediamo che tempo viene. Sicuramente non me l'aspettavo, non sono paragonabili i due momenti dell'anno ed è per questo che io e il mio allenatore abbiamo un grandissimo rammarico per il risultato di Eugene. Però, nel senso, fa parte del percorso. Abbiamo imparato tanto sia dal 2022 che dal 2023. E credo che diciamo ne faremo tesoro, ne stiamo facendo tesoro per questa preparazione. Beh, assolutamente, anche perché oltretutto hai solo 27 anni, per cui insomma hai veramente ancora tantissimo da dire e da dare. Il tuo allenatore, che ricordiamo essere Alessandro Simonelli, che tra l'altro lo saluto con affetto. Parliamo di un aspetto molto interessante, cioè alla fine, da quello che tu dici, si capisce molto bene che il 2022 è finito in un certo modo, cioè comunque direi molto bene. Poi il 2023 comunque avete fatto una serie anche di esperimenti, no? Perché è giusto fare gli esperimenti, tra cui quello dell'altura a St. Moritz, che insomma evidentemente il tuo fisico ha reagito male a questa cosa, no? Esatto. Però comunque anche questa è stata sicuramente un'esperienza. Un'esperienza che ti ha fatto comunque alla fine, cioè comunque con reazione, hai finito la stagione molto bene. Questo finire molto bene la stagione ti ha fatto iniziare questo 2024 con ancora maggiore consapevolezza. Perdonami, volevo dire una cosa, perché stavo parlando di un problema di testa, no? Specialmente sugli 800 metri. Però tu hai anche detto che l'anno scorso, per non so quali motivi, non ti sentivi le gambe girare come il 2022, no? Quindi sei andata comunque in gara probabilmente con una consapevolezza inferiore. Allora, la mia domanda è banale per te, no? Però insomma, per chi ci ascolta, no? Quanto è importante la testa, specialmente in un 800 metri, che secondo me è forse una delle gare più difficili da interpretare? Allora, sicuramente la Elena che scendeva in gara nel 2022 non era quella del 2023, perché nel 2022... già avevo affrontato una bellissima preparazione primaverile in cui io avevo proprio sensazione di correre veloce, forte e io avevo sempre la sensazione di volare sulla pista e di recuperare facilmente. Sono scesa in gara, dalla prima gara, con una sicurezza. Poi gara dopo gara, magari comunque ho fatto le prime tre gare, di tutte di diverse tra di loro, forse due o tre, in cui ho corso 2:00, però la sensazione che provavo in gara mi faceva capire che ne avevo tanto e che c'era un gran margine. Quindi comunque mi ricordo che a fine maggio sono arrivata quarta alla prima Diamond League a Rabat all'estero e mi ha dato sicurezza. E allo stesso tempo anche al Golden Gala sono scesa con tanta carica per il fatto di essere a Roma e di avere grandi aspettative perché mi sentivo bene. E ero addirittura la peggiore, l'unica atleta che non aveva mai corso sotto i 2 minuti in quella gara. E però proprio ho ricordo di questa mia consapevolezza e diciamo che non avevo timore dei passaggi, non sapevo quello che facevo,
però ero serena e non avevo timore. Era sempre, soprattutto non tanto magari nelle gare di campionato, provavo comunque ansia. Invece nelle Diamond League o comunque nei meeting internazionali era tutta adrenalina, perché sapevo che comunque stavo bene e che potenzialmente potevo continuare a migliorare. E quando scendi in gara con quell'approccio è l'approccio vincente, perché non hai paura degli altri e gli altri atleti, gli avversari sono quasi un supporto per poter appunto ottenere il tuo obiettivo cronometrico. Invece l'anno scorso avevo mille dubbi, mille preoccupazioni, facevo fatica a partire forte in gara perché appunto avevamo lavorato più su altri aspetti e quindi c'erano tanti aspetti che sapevo di, cioè comunque ero consapevole di non essere al 100% e di far fatica a dire la mia nel modo in cui lo volevo. Facevo fatica, per esempio, a partire in testa in gara perché appunto i passaggi li trovavo tanto forti, soprattutto i primi 200 metri l'anno scorso, e quindi anche il fatto di non poter gareggiare nel modo per me più congeniale mi creava maggiori insicurezze, perché io mi sento sicura quando, non dico sono in testa alla gara, ma sono nel gruppo di testa, nel gruppo iniziale, perché mi sembra di avere la percezione maggiore di quello che faccio e rimango proprio più concentrata. E quindi proprio tutti questi aspetti, il fatto che comunque nelle gare prima non avessi avuto questi feedback di sensazioni positive, perché per me le sensazioni che mi manda il mio corpo dopo comunque anni che mi alleno lo conosco bene e diciamo che è difficile che diciamo siano fuorvianti le sensazioni che provo sia in gara che in allenamento. E quindi l'approccio era diverso, ero meno fiduciosa e si vedeva in gara ed era comunque più difficile scendere in pista. Certo, tante cose, tu ami molto, vabbè, quando possibile, è chiaro che sei davanti delle atlete pazzesche, magari no, però tu, ma tu ami molto fare le gare di testa, insomma, cioè non sei certo un attendista, no? E No, quindi vabbè. è... Sì, diciamo che nel senso mi piace sentirmi protagonista, comunque essere lì, perché mi sembra che essere lì davanti con le altre mi dà la sensazione che me la sto giocando con loro realmente e appunto mi tiene più concentrata. Quando sono dietro invece, poi dipende dal tipo di gara ovviamente. Certo. Ho un po' la sensazione di non avere il controllo, nel senso un po' quello diciamo, questa è la gara tipo che piacerebbe a me, poi bisogna essere in grado Certo. di gestire tutti i tipi di gare. Chiaro. Quindi Senti, quest'inverno hai gareggiato poco, peraltro hai chiuso molto bene a Madrid, sfiorando il tuo personale indoor il 24 febbraio. Ovviamente è stata una scelta tecnica programmata a non fare i mondiali, giusto? allora, io e il mio allenatore abbiamo deciso di fare la stagione indoor, tre gare, però senza prepararla, perché è un'estate così densa di appuntamenti, lo scopo è arrivare fino ad agosto al massimo della forma, e quindi abbiamo deciso di evitare di preparare anche le indoor. Siamo stati in raduno in Sudafrica, con il team Nike e diciamo che in Sudafrica ho sfruttato il Sudafrica quasi come base per preparare poi il lavoro primaverile per le outdoor. Ho fatto davvero due lavori specifici per gli otto e siamo scesi in gara. Tra il resto, per me le gare indoor non mi piace la stagione indoor tanto quanto mi piace quella outdoor e proprio forse anche come modo di correre mio trovo più difficoltà a correre indoor. Infatti non aver fatto neanche un allenamento al pala indoor o comunque un allenamento, una corsa delle ripetute indoor, diciamo che mi è mancato anche per trarre un riscontro cronometrico ancora migliore. Però aver corso in 2-1 alto non è male, senza lavori specifici, quindi ci siamo portati a casa delle discrete sensazioni dalle indoor e abbiamo staccato 4-5 giorni e poi siamo ripartiti con la preparazione per le outdoor. Chiaro. I mondiali non sono mai stati un obiettivo, nessuno. Beh, assolutamente, beh, immagino, anche perché fare i mondiali chiaramente avrebbe presupposto riprendere poi una preparazione tipo al 15 marzo, insomma.
Esatto. Poi, ovviamente c'è chi l'ha fatta, però sono scelte ovviamente che poi bisogna anche ascoltare l'allenatore, ma anche il proprio corpo. Mi sembra che tu lo sai ascoltare anche molto bene. Senti Elena, adesso tuo debutto, chiaramente dovrete comunque non debuttare troppo tardi, perché comunque gli europei sono subito all'inizio di giugno, quindi hai già in programma un esordio? Allora, l'esordio è innanzitutto in un 600 metri, che è una gara spuria, il 27 certo. aprile a Milano. Certo. Sarà interessante, sono curiosa del riscontro cronometrico. Diciamo che il 600, essendo io più una mezzofondista veloce tendente più forse ai 1500 che ai 4, che è una velocista tendente ai 4, può essere interessante vedere il mio miglioramento su una distanza più corta e più veloce, quindi sono curiosa, e anche perché abbiamo lavorato molto anche su questo aspetto, privilegiato molto comunque anche i lavori veloci sia a marzo che anche in questi giorni. E poi l'idea è di fare 2 o 3 800 a maggio, ancora non so luoghi né date, spero che a breve di avere qualche informazione in più, e sicuramente l'obiettivo è ottenere già un buon riscontro cronometrico a metà fine maggio, in modo da comunque affrontare l'europeo con una consapevolezza di quanto valgo. Certo. Senti, tra altre cose, ricordo, così giusto per raccontare un po' i tuoi inizi, che però tu peraltro hai iniziato facendo i 4 e gli 8, no? Cioè in realtà i primissimi tempi, quando ricordiamo il tuo passato da ginnasta ritmica fino più o meno credo ai 12-13 anni. Esatto. E poi insomma anche un pochino invogliata, però insomma chiaramente in maniera molto pacata, perché cioè, voglio dire, me l'avevi già raccontato, insomma tuo padre è un grande appassionato di atletica, quindi so che insomma era stato lui che ti aveva indirizzato, cioè so, me l'hai detto tu un'altra volta, verso l'atletica, e comunque insomma hai iniziato comunque sempre con i 4800, quindi la base ce l'hai, no, di velocità? La base ce l'ho, diciamo che sono cambiata molto anche per via di come sono stata allenata. Certo. Il periodo che ho fatto a Trento è stato Massimo Pegoretti. Esatto, è stato un periodo importante dal punto di vista della crescita aerobica. Abbiamo posto delle basi importanti per poi la loro qualificazione quando sono venuta a Giussano con Alessandro. Diciamo che in quel periodo ho tralasciato di più quelle mie doti e qualità da velocista certo. più veloci, e adesso non posso più dirmi così 400ista, 800ista assolutamente, anzi da piccolina, da allieva, dicevo che la mia gara perfetta erano i 600, ora direi che la mia gara perfetta è il 1000. Per dire. Chiaro. Senti, parliamo un attimino, l'ho sempre chiesto a tutti, non lo chiedo più, giuro, da questa volta, perché tutti gli atleti che intervisto chiedo, ma soltanto perché gli europei sono a Roma, no? Quindi è una occasione particolare, ma tieni di più agli europei e alle Olimpiadi? Tutti mi rispondono alle Olimpiadi, per cui non te lo chiedo. Magari tu mi avresti risposto agli europei, ma no, non te lo chiedo, no, vabbè. Io tengo a tutte e due, cioè vorrei correre forte in tutte e due. Chiaro. Sì, sicuramente l'europeo è una grossa occasione. Diciamo che noi, io e il mio allenatore, stiamo innanzitutto mirando all'europeo. Sì. Poi sperando, diciamo che anche credo che l'andamento dell'europeo possa dare un quid in più alla preparazione per le Olimpiadi. Se andrà bene all'europeo, secondo me anche l'approccio mentale sarà già buono e già vincente quello. Vedremo. Sicuramente però io ho 27 anni e io non rinuncio sicuramente a un risultato importante alle Olimpiadi, quindi non voglio dare priorità a nessuno dei due eventi, ma focalizzarmi su tutti e due, è per questa la scelta di saltare comunque o fare un passaggio indoor, diciamo. Certo.
Senti, vabbè, però insomma, quindi in pratica mi stai dicendo che, fermo restando che sicuramente Alessandro sarà bravissimo a programmarti al meglio per entrambi gli appuntamenti, però insomma, in questo momento la concentrazione massima, insomma, è proprio su Roma, giusto? Cioè, Sì, state pensando soltanto a questo. per Mi il state momento. dicendo, certo. Ok. Ti ho perso un attimo, mi sa. No, ci sei. Eh No, sì, ci scusa, sono. sembrava che si fosse bloccata l'immagine. No, per il momento siamo focalizzati su Roma. Certo. Senti, non posso non chiedertelo, quali sono i tuoi obiettivi, sia per gli europei che per le Olimpiadi, senza troppe scaramanzie, insomma, in maniera abbastanza realistica. Allora, per gli europei io voglio arrivare in finale, e in finale giocarmi quello che c'è da. Quello che potrò giocarmi quel giorno. Sicuramente il livello degli 800 è alto e secondo me cioè, anzi, è ancora più alto di quello che c'era a Monaco. E secondo me, se devo valere meno del mio cioè devo valere 1,58 basso e valerlo quei giorni per arrivare tranquillamente in finale e in finale dire la mia che. Può essere, io vorrei la medaglia, ovviamente. Poi avvicinarsi o comunque avvicinarmi il più possibile. E secondo me bisogna valere 1,58 basso, nel senso non ci si può girare tanto intorno. Con 1,59 alto, 2,00, fai fatica, magari in semifinale ci vai, però non passi il turno, non vai in finale. Quindi sarà già quello un momento importante della stagione. E poi l'Olimpiade sicuramente sarà ovviamente il livello ancora più alto. Io vado lì per arrivare in finale. Poi, nel senso, esco in semifinale con il personale, sono contenta. Però se vado lì è per fare di tutto per andare in finale. Poi non sono Va scaramantica e ti ho detto quello bene, perfetto. Allora, che voglio. se non sei scaramantica, visto che comunque in questo momento è la terza migliore prestazione italiana di sempre, si può migliorare anche questa posizione, giusto? Quello è il terzo obiettivo. Senti, ti faccio un'ultimissima domanda, anche perché è una tua compagna di squadra, ma neanche cioè, di società, no? Neanche a farla apposta, insomma, cioè, l'altra grandissima protagonista degli 800 in Italia è Luisa Coiro. Vabbè, immagino che chiaramente siate in straordinari rapporti, anche perché tu sei una ragazza deliziosa e Luisa anche, quindi cioè, non posso neanche pensare che ci sia più che una sana competizione fra voi, giusto? Giusto. Sì, è vero. Quindi insomma, sicuramente vi stimolate a vicenda, certo che anche lei è un bell'ostacolo, no? Cioè nel senso che anche lei può giocarsi esattamente le stesse cose che tu hai appena detto, direi. Beh, me lo immagino, me lo immagino. E Quindi. assolutamente anche Luisa ha fatto un grande salto di qualità l'anno scorso, poi anche alle indoor ancora di più, credo. Infatti, secondo me sarà una stagione. Di gran livello per entrambe, credo che potremo stimolarci Infatti, entrambe. cioè, Penso credo che che sia solo una cosa positiva, no? Giusto, avere comunque uno stimolo così forte. ci sarà anche lei a Milano a fare il 600 A e fare dai. 600? In teoria sì, in teoria sì. Ok, deve essere un grande meeting perché è stata annunciata appunto a Battocletti sui 1500, sono poi anche altre. Sì, Quindi. sembra un buon inizio di stagione, sì, sarà interessante. Ah, vabbè, diciamo che è un grande inizio di stagione, ma non potrebbe che essere altrimenti, perché con gli europei così presto, cioè, non è che si può attendere più di tanto a tirare fuori le proprie carte migliori. Va bene, senti Elena, io ti ringrazio veramente tantissimo, sei stata gentilissima. Comunque, insomma, mi sembra che ci hai dato delle indicazioni più che positive. Mi sembra che di aver capito che le sensazioni comunque siano più che buone, giusto? Sì, Ci confermo. sono contenta. Abbiamo lavorato bene a marzo e anche questo mese di aprile. Ci stiamo allenando bene, ho buoni feedback, ho buone sensazioni, come dicevo prima, che mi affido molto alle mie sensazioni. E sì, sono curiosa. Infatti, sono curiosa del primo 600 che vediamo in base a quella gara, appunto, come andrà. Va bene,
Allora, ricordo questo appuntamento, debutto di Elena Bellò il 27 aprile all'Arena di Milano. Vabbè, non mi ricordo bene, c'è un nome strano, cioè non strano in inglese, che adesso in questo momento non me lo ricordo, però We Run at Night, una roba del genere, giusto? Dovrebbe essere Walk Middle Distance Night, non lo so, una Sì, cosa. una cosa del genere. Comunque, insomma, 27 aprile all'Arena, organizzato da Giorgio Randelli. E ci vediamo presto, in bocca al lupo per tutto. Spero di rivederti magari per commentare tutta la stagione verso settembre, dai, per raccontare cose Speriamo. belle. Grazie ancora, un abbraccio, a presto. Grazie, grazie per l'invito. Grazie. Figurati, ciao ciao ciao. Ciao. Perfetto, anche per questa sera abbiamo finito. Ci vediamo alla prossima. Come al solito, buona atletica a tutti.